Già 300.000 firme raccolte in Italia in pochissimi giorni per abrogare la legge sull'autonomia differenziata. Un banchetto in Piazza Ciullo anche da parte del PD e tantissima partecipazione degli alcamesi. Ne parliamo con il presidente del PD, Ignazio Felippi. Sì, voglio dire, intanto grazie per averci dato l'opportunità di parlarne un po' più semplicemente, nel senso che quando si parla di autonomia, in genere l'autonomia deve riconoscere differenze e aiutare quelle differenze che non aiutano i più deboli. Probabilmente questa lavora al contrario, fa in modo che il nord o i territori del nord, a prescindere dagli uomini e le donne che lo abitano, poi sarà favorito dalla loro centralità in Europa, e invece lì la parte insulare o peninsulare, oltre a subire un danno perché ha rispetto al nord un ritardo evolutivo dal punto di vista economico, questo la penalizzerebbe anche dal punto di vista sociale, economico e anche di... Quali sono i settori più colpiti? Beh, innanzitutto quelli che rifanno all'economia del sud, perché se noi non aiutiamo lo sviluppo, allora tutto ciò che si chiama economia agricola, economia commerciale, economia del mare, comincia ad essere complicato, perché i trasporti poi costeranno di più rispetto a quello che sono i prodotti che noi possiamo offrire. Inciderà anche sulla sanità, sul welfare e su tanti altri settori, inciderà per il sud molto negativamente. Tutto, quando la macchina non gira e si ferma, è chiaro che i primi ad essere danneggiati sono chi la macchina trasporta, ed è chiaro che la salute, che è il diritto primo di qualsiasi popolo, viene ad essere la prima ad essere danneggiata, perché già molti cittadini del sud vanno al nord e quindi il nord si arricchisce di questi soldi che vengono dal sud per curarsi. Questo affronterà ancora peggio questo problema, continuerà ad essere un problema e non consentirà ai siciliani di curarsi come in qualche modo riescono a fare, non tutti ma tanti. Quindi il tuo appello è quello di firmare per l'abrogazione? Non è il mio appello, io chiamo tutti quanti a difendere i nostri diritti, perché noi crediamo alle differenze, ma non crediamo alle differenze che penalizzano. Le differenze che penalizzano vanno invece diminuite, e questo non aiuta, aiuta chi invece sta sfruttando le differenze.